Dunque, noi abbiamo visto i passaggi di stato, ma abbiamo visto nella relazione che avete fatto le soste termiche di cui aveva già parlato il prof. Tenconi e che vengono utilizzate per tarare i termometri. Vi ricordo ancora una volta che la sosta termica è dovuta al fatto che mentre io ho un passaggio di stato, il calore, anziché servire per alzare la temperatura, serve per rompere i legami molecolari, d'accordo? Occhio perché queste sono alcune delle domande mie preferite poi nelle verifiche. Ma attenzione, come si trasmette il calore? Questa è una domanda molto importante. Vedete, già il mio professore dell'università diceva che il calore non è una forma di energia, ma è un modo per trasmettere l'energia. Infatti questa dizione si trova su molti libri. A dire la verità, e quindi secondo questa scuola di pensiero, parlare di energia termica sarebbe un errore, no? Un errore grosso. In realtà, questa scuola di pensiero, secondo me, fa leva su un concetto che è filosofico più che scientifico. Questo discorso tra differenza tra energia termica o modo di trasmettere energia non è importante alla fine dei calcoli che si fanno per risolvere gli esercizi e per trovare i valori finali del calore specifico o dell'equivalente in acqua, della temperatura finale, e quindi noi di questo problema semplicemente non ci interessiamo, d'accordo? Quindi continuerò a parlare di energia termica. Per usare un termine che vi spiegherò l'anno prossimo, un termine caro a Newton, hypothesis non fingo. Poi l'anno prossimo vi spiegherò perché Newton ha coniato questa espressione latina proverbiale che da allora si usa tutte le volte che un fisico vuole eludere un problema inerente alla sua materia. Non faccio ipotesi, letteralmente in latino. Ebbene, il calore comunque si trasmette in tre modalità fondamentalmente: la conduzione, la convezione, occhio, convezione, non convenzione, quella è la convezione di Ginevra, non c'entra niente. E irraggiamento. Poi dell'irraggiamento parleremo più diffusamente anche in una lezione a parte, e poi è un argomento che si riprende in quinta. Ebbene, la conduzione è il passaggio di calore nei solidi. In realtà avviene anche nei fluidi, ma nei solidi è quello prevalente, mentre nei fluidi è molto secondario. La convezione avviene, non può avvenire nei solidi, avviene esclusivamente nei fluidi, nei liquidi e nei gas, negli aeriformi, scusate. Invece l'irraggiamento può avvenire anche nei mezzi solidi e fluidi, ma fondamentalmente è l'unico che può avvenire nel vuoto e quindi lo si osserva in particolare nel vuoto. Ma in realtà se la Anna con gli occhi chiusi si avvicina a un calorifero acceso con la mano tesa in avanti. Quando è a qualche centimetro dal calorifero, sentirà già il calore del calorifero, e questo principalmente è dovuto all'irraggiamento. Stessa cosa se avvicina la mano senza toccarla, possibilmente a un ferro da stiro acceso o una lampadina, almeno di quella incandescenza di vecchio tipo, accesa. In pratica, la conduzione come avviene? Voi avete un oggetto di questo tipo, una sbarra di metallo. Scusi, ha detto Sì? Dica. che l'irraggiamento ha scritto nel vuoto, Sì. ma se avvicina la mano non dovrebbe passare per l'aria, quindi per un Perché fluido. è detto che avviene anche negli altri mezzi, giusto? Ah, Quindi ok. anche nei fluidi, per esempio, si ha l'irraggiamento, però nel vuoto è l'unica possibilità perché il vuoto non conduce e non convette, d'accordo? Ok, ho Ok, capito. mi scuso se non ero stato chiaro. No, conduzione deriva dal latino cum duco, cioè porto con. Allora, se voi riscaldate un'estremità di una sbarra d'acciaio, per esempio, mettete la molla del caminetto la dimenticate dentro nel fuoco, vedete queste molecole
che sono qui cominciano ad andare molto più veloci perché acquisiscono energia termica, giusto? Ma così facendo urtano le molecole più vicine e gli trasmettono parte della propria energia. Poi dovrebbero rallentare queste molecole, ma poi la fiamma gli ripristina l'energia che hanno perso. Queste a loro volta urtano quelle vicine, così avete capito che a urti successivi ben presto tutte le molecole di tutta la sbarra si agitano e quindi la temperatura sale, sì, tutta la sbarra, sì. Ma com'è che dal niente iniziano a muoversi più veloci? Cioè, qual è il fenomeno? Certo, se tu dai calore a qualcosa iniziano a muoversi più veloce. Perché lei sa che l'energia, carissimo, non si crea, non si distrugge, dico bene, ma esatto, si trasforma da una modalità all'altra. In questo caso la fiamma è una convezione di calore dovuta ai gas molto caldi che salgono, e quando questo calore investe, oppure anche il raggiamento, e quando questo calore investe le molecole, è un po' come il vento che investe la bandiera, giusto? La bandiera si mette a sventolare e così, in seguito all'energia che riceve dalla fiamma, la molecola si mette a oscillare, si trasforma in energia termica e energia cinetica, e qui la molecola si muove rapidamente. Ah, quindi l'energia termica genera energia cinetica. E che a sua volta poi per attrito può rigenerare energia termica. Capito? Ok, quindi è come se fosse un meccanismo di ingegneristica, però in micro. Esatto. Ok. Bene. Mm-hmm. Bene, questo avviene nei solidi. Nei fluidi la conduzione è trascurabile perché prevale un altro fenomeno, la convezione, che deriva invece dal latino cum veo. Chi di voi sa cosa vuol dire la parola veo in latino? Lo sapete? Vuol dire trasporto. Infatti da qui deriva un'altra parola che abbiamo visto all'inizio dell'anno. Vettore, vi ricordate? Anche veicolo, penso che... E anche veicolo, benissimo. Allora, è chiaro che in un fluido le molecole si agitano anche loro e urtano quelle vicine, quindi si ha anche conduzione. Ma se voi mettete una pentola sul fuoco, lo vedremo sabato in laboratorio, che cosa succede? Che l'acqua a contatto col fondo della pentola è quella che scalda per prima perché il fondo si arroventa. Ma voi sapete che l'acqua scaldata si dilata come tutti i corpi, ma se aumenta il volume, allora a parità di massa diminuisce la densità. Siete d'accordo? Giusto, Emanuele? Sì. Ma se diminuisce la densità, cosa fa un corpo immerso in un fluido? Va a galleggiare. Sì, per il principio di Archimede sale, e quindi succede che l'acqua più calda o anche le bolle di vapore che sono formate qui a contatto con il fondo salgono spontaneamente per il principio di Archimede, ma quando salgono vengono a contatto con aria più fredda, raffreddano. E affondano, e quindi si hanno questi qua che vengono chiamati i moti convettivi. Non so se ve ne ha già parlato il mio collega di scienze. Ce ne ha parlato la prof di scienze nel primo quadrimestre, quando abbiamo parlato del sole, ovviamente i moti convettivi nel sole. Benissimo, infatti ne parleremo anche noi. Infatti i moti convettivi non sono altro che questo moto del fluido dovuto alle differenze di temperatura. Quindi se vado a pagina seguente, io posso definire la conduzione come il passaggio di calore senza spostamento di materia. Infatti nella sbarra di acciaio le molecole vibrano ma non si muovono apprezzabilmente dalla loro posizione, urtano quelle vicine. Invece la convezione è il passaggio di calore con spostamento anche di materia. In questo caso è il fluido che si muove.
Questo vale anche per gli aeriformi. Pensate alla vostra stanza, no? È questa dove siete ora, vista in prospettiva, ovviamente. Leon Battista Alberti, perdonami. Sapete che è lui, no? Che ha scoperto la prospettiva. Bene, qui c'è il calorifero, il termosifone, e qui scalda l'aria. Allora l'aria calda sale, ma qui si raffredda e scende e spinge giù quella fredda, e quindi ci sono dei moti convettivi che scaldano poco a poco tutta la stanza. Ma quindi anche il vento è lo stesso Bravissima, principio. bravissima. Infatti, vediamo se riesco a trovare un'immagine qui, 20. Vediamo se lo trovo, un'immagine realistica che vi faccio vedere. Purtroppo è venuta fuori solo la rosa dei 20. 20, aspetti, riprovo, pianeta Terra. Vediamo. Eccolo qua, guardate questa immagine. Come vedete, si formano delle celle convettive nell'atmosfera terrestre. Come vedete, qui il riscaldamento del sole colpisce soprattutto la fascia equatoriale, la fascia tropicale, che è quella tra i due tropici. E allora si formano delle celle convettive tra le zone temperate e le zone tropicali, o tra le zone polari e le zone temperate, oltre a delle celle convettive tra la bassa atmosfera che è più calda e l'alta atmosfera che è più fredda. E allora si formano, come vedete, questi venti qua, che sono i famosi venti periodici, i monsoni e gli alisei. In particolare i monsoni furono scoperti per la prima volta da Alessandro, in Occidente ovviamente, da Alessandro Magno, che fu il primo che raggiunse l'India e scoprì questi venti periodici, che infatti portano periodicamente grosse tempeste nel subcontinente indiano. Anche le famose piene del Nilo, ve le ricordate? Quelle che ricoprivano periodicamente la terra di Limo e quindi rendevano fertile l'Egitto, erano dovute ai monsoni che provocano grandi piogge tropicali qui nella zona dell'Uganda, dove nasce il Nilo, e da qui provocavano queste inondazioni periodiche. Quindi è tutto dovuto a celle convettive, ma non solo. E qui lo vedete anche questa immagine, qui dove vedete le celle convettive con i venti che si formano nel pianeta Terra. Ma non solo, perché, ma questo ne parleremo la prossima volta, le celle convettive si formano anche, come ha detto il vostro compagno, anche all'interno del pianeta Terra o del Sole. Ma nel caso della Terra, il nucleo è caldo, Chiara, il nucleo della Terra. È caldo il nucleo della Terra, Chiara? Sì, è caldo. Sa per quale motivo è caldo? No. Perché ci sono materiali radioattivi che decadono e la loro energia scalda il nucleo, capisce? Quindi il nucleo è a temperatura molto elevata, eh. Infatti sarebbe il fluido, il nucleo esterno è fluido, quello interno è solido a causa delle pressioni, mentre la crosta terrestre è molto più fredda rispetto al nucleo. E allora nel mantello terrestre si formano delle celle convettive, fatte così. Vedete? Il calore sale e poi naturalmente trasporta con sé che cosa? Il magma. Il mantello, se noi avessimo le rocce al mantello, se ci sarebbero dure come pietra, ma in realtà il mantello è uno stato semifuso, per cui succede che subisce questi moti convettivi. E allora è chiaro che questo qua ve lo spiegherò un'altra volta, succede che qui questo magma che sale rompe la crosta terrestre e sposta lateralmente le porzioni di crosta, dando vita al fenomeno della. Deriva? La deriva dei continenti, esatto. Di questo vi parlerò in un'altra lezione, perché abbiamo molte cose da dire su questo. E quindi però, e anche nel Sole ci sono questi moti convettivi che portano il calore prodotto dal nucleo del Sole, dove si forma, dove si ha la reazione nucleare di fusione nucleare, reazione nucleare di fusione dell'idrogeno, fino alla superficie, che poi irraggia il calore nello spazio e mantiene in vita la Terra.
Laudato sì, mi signore, per frate sole, infatti, diceva il mio fondatore San Francesco. Infine, l'irraggiamento, questo è dovuto invece al passaggio di calore tramite onde elettromagnetiche, e quindi avviene anche nel vuoto per questo motivo, perché le onde elettromagnetiche si trasmettono anche nel vuoto. In particolare le onde elettromagnetiche di cui parliamo sono i raggi infrarossi, che tipicamente sono i raggi termici. Non so, Chiara, se ve ne ha parlato la collega di scienze dei raggi infrarossi che portano il calore. Sì? Ne abbiamo parlato l'anno scorso, mi pare, di queste cose. Ah, poi anch'io sì, ne ho parlato, è vero, certo, vi ricordate che vi ho fatto ottica, bene. In ogni caso, anche in questo caso, ovviamente, un attimo, vedete che andiamo sul mio sito, qui lezione di fisica online, vedete che qui c'è termologia. Devo mettere un indice in modo che ci arrivi più in fretta. Conduzione e convezione del calore, eccolo qua. Quindi vedete che c'è una lezione già apposta. Tra l'altro, questo qua che vedete qui, questo qua si chiama la cassetta Dingenhus, ha un nome un po' strano. È un sistema fatto così, guardate. La cassetta di Dingenhus. In pratica è una cassetta di metallo vuota che contiene qui dentro delle sbarre così di metalli diversi, che tipo piombo, rame, zinco, ferro, e vengono ricoperte di cera che solidifica. Poi qui il piovesan versa acqua bollente e scoprite che il metallo che conduce di più è la cera, si scioglie per prima, mentre quello che conduce di meno, per esempio il piombo conduce malissimo, la cera si scioglie per ultima. Quindi la cassetta di Dingenhus è un metodo usato una volta per dimostrare la conduzione diversa del calore da parte dei materiali, no? Però vedete che qui ho cercato di disegnarlo alla meglio che potevo, no? Sì? Ma nel suo sito? Sì. Non c'è la possibilità di mettere una barra di ricerca per cercare gli argomenti? C'è la barra di ricerca, eccola qua, guardi che qui c'è, vede, esegui una ricerca in questo sito nel web. Quindi io potrei mettere conduzione del calore e dovrebbe darmi automaticamente la soluzione, che funzioni proprio da Dio, però di solito mi funziona. Eccolo qua, guardi. Ecco, e allora vengono fuori questi vari argomenti, come vede, però molti, non sempre viene fuori quello che cerco, allora io preferisco andare, ecco, vede che qui è venuto fuori lezione di matematica fisica online, ma dopo deve cercarselo comunque lei. Comunque, in ogni caso, attenzione, quando voi avete, attenzione a questa formula, con cui concludo la lezione di oggi e poi abbiamo finito, se voi considerate la conduzione, immaginate di avere una parete così, per esempio un muro di casa vostra, d'accordo? Supponiamo che fuori c'è una temperatura T1, dentro in casa c'è la temperatura T1 e fuori c'è la temperatura T2 più bassa. È chiaro che il calore passa per conduzione attraverso il muro, d'accordo? Allora, si può dimostrare che la quantità di calore Q che passa attraverso il muro per conduzione è direttamente proporzionale alla superficie del muro, vedete, al tempo che passa e alla differenza di temperatura tra dentro e fuori, quindi T1 meno T2. Mentre è inversamente proporzionale allo spessore del muro della parete. E questo è facile da capire, perché più è vasta la superficie, più calore passa. Più tempo passa, più calore passa. Più grande è la differenza di temperatura, più calore passa. E più il muro è spesso, è più difficile che il calore passi, giusto? Perché più è spesso, più ci vuole tempo per le molecole per far passare il calore, e l'attrito ferma le molecole, quindi il calore... Scusa. Sì? Non ho capito cos'è, sì? D, è lo spessore?
lo spessore del muro. Sì, ok. Quando c'è, prego, quando c'è la proporzionalità diretta, sapete che c'è sempre una costante che si chiama semplicemente K, che si chiama la conducibilità termica o costante di conducibilità termica, poi qui è spiegato, o coefficiente di conducibilità termica interna anche. Questa formula qua prende il nome di formula di Fourier o relazione di Fourier, dal nome del grande fisico matematico francese Joseph Fourier, che l'ha realizzata nell'Ottocento, e oggi su questo si basano tutti i progetti degli impianti termici della casa, perché per esempio come faccio io a sapere quanti elementi del calorimetro, del calorifero devo mettere? Sapete che il calorifero di termosifone è fatto di elementi, misuro quanto calore perde la stanza, misuro quanto calore ho bisogno, so quanto calore emette un elemento, divido il calore per il calore di un elemento e trovo il numero degli elementi, d'accordo? Notate che ho finito, ragazzi, che K, la formula inversa, mi dice che è uguale a QD fratto S per T1 meno T2 per delta T. Quindi vuol dire che si misura in joule, metri su metri quadri, gradi centigradi, secondi, ma metri quadri e metri vanno via. Joule fratto secondi vedremo l'anno prossimo che si chiamano watt, un joule fratto secondo si chiama watt, e quindi si misura in watt fratto metro grado centigrado. Più è alto K, e naturalmente più è facile che la parete conduca. Secondo lei, Piovesan, conduce meglio i mattoni pieni, o i mattoni forati? I mattoni pieni. Certo, i mattoni forati contengono aria, che è un pessimo conduttore del calore, e di conseguenza è meglio fare una parete di mattoni forati se voglio isolare meglio. Poi ci si mette lana di roccia, intercapedini e altri isolanti per proteggere la casa, soprattutto nelle zone dove fa molto freddo, naturalmente, non Emanuele freddo, E poi naturalmente, se voi volete, ci sono tabelle anche sul vostro libro che parlano del coefficiente di conduzione termica. Vedete, se io vado qui, di conduzione termica, e ci sono fior di tabelle che mi danno questi valori. Per esempio ho aperto una pagina qualunque, qui vedete, misurati in watt metro centigrado, watt metro Kelvin, vedete per esempio, per dirne una, che l'ottone è a 111, mentre l'alluminio a 290 e l'argento 460. Qui l'argento conduce molto meglio dell'ottone o del ferro. Ma perché qua la indica con lambda? Dipende dal, come si chiama, dai libri, degli autori. Io l'ho sempre indicato con K, solo che se io anche perché se io lo indico anche questo con lambda, ragazzo mio, voi cominciate a fare confusione con il lambda della dilatazione lineare, capisce? E beh, ma anche K era il coefficiente di dilatazione volumica delle aree, dei liquidi. Avrei bisogno di un volontario per fare fuori il vostro compagno. Chi si offre come volontario? Tutti. No, sto scherzando, naturalmente. Va bene. Adesso prof, poi vi... Sì? Ho una domanda, allora. T1 meno T2 cosa sarebbe? La temperatura interna? Sì, è la differenza... Il gradiente termico si chiama questo. Okay. Il gradiente termico, cioè la differenza di temperatura tra dentro e fuori, mentre invece delta T è il tempo che passa. Ah, è il tempo, ok, questo sì. Ho capito. Sì, infatti forse era meglio se lo indicavo con la T grande, la temperatura, ma ho indicato col grado per distinguerlo, vede? Capito, allora, questo che vi ho spiegato oggi. Poi andiamo avanti la prossima volta, naturalmente, a Dio piacere.